Carissimi, benvenuti in questo nuovo videoblog estemporaneo. Sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. Colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Cosa vediamo in questo videoblog? Oltre a vedere la strada che mi porterà da Principe, da stazione Principe fino a casa, vi racconterò in pochi minuti questo nuovo stabilizzatore della Hohem, il iSteady Q, che ho nelle mie mani. Un stabilizzatore a due assi ma che racchiude molte molte funzionalità avanzate. Andiamo a vederlo e vi auguro buon divertimento. Ragazzi, un incidente in tempo reale. Mai assistito a una cosa del genere. Oh mamma, devo andare via. Spiace, ma devo andare via. Ok ragazzi, mentre ci lasciamo alle spalle l'ascensore di Castelletto, che non ho preso quella vecchia, purtroppo assistito a un incidente in tempo reale e un pochino mi sono spaventato, quindi mi sono dovuto un po' riposare. Cosa succede non so, però i videoblog, come dire, tutto può succedere. Vi faccio rivedere il panorama ovviamente di Castelletto, anche se l'abbiamo visto 150 volte, però ragazzi vale sempre la pena di fermarsi un attimo. Certo che un grand'angolo non è proprio adatto a riprendere i panorami, visto che qua c'è un'apertura incredibile, ma ragazzi, non potevo disinstallarlo e installarlo. Quindi adesso torniamo verso casa e concludiamo questo videoblog, ovviamente un pochino così, sulla città di Genova, ma concentrato alle novità che porterò sul canale. Una è questa, l'abbiamo visto, diciamo, non in azione, perché ovviamente metterò arriverà il tutorial completo dell'iSteady Q della Hohem. Ricordo che è un gimbal a due assi completo di telecomando, che però ha una funzione di spegnimento, quindi si può anche risparmiare un po' la batteria. Poi vedo un cerchietto, non so se lo vedete, penso che abbia diciamo una batteria sotto la vite, quindi si può anche cambiare la batteria, che è quella del Moza che ho restituito. Non si poteva cambiare, quindi bisogna comprare un telecomando nuovo, ma ciaone, come si dice. Quindi lasciamo le spalle Castelletto, vedete che bella dietro. Tra l'altro l'applicazione dell'OHM, concludiamo con l'applicazione dell'OHM prima di dirvi altre novità e di salutarci ovviamente. L'OHM, una bella applicazione, andiamo fino a 4K, 60 frame per secondo su iPhone ovviamente 13, ma penso anche per Android sia lo stesso. Non abbiamo alcune funzioni che mi sarebbero piaciute, tipo giustamente, ma non per questo gimbal che ha poche funzioni, ma per gimbal più grandi, che ovviamente arriverà sul canale, avete già visto da Instagram, il iSteady M6, quindi un gimbal professionale per smartphone che ovviamente costa oltre 200 euro, quindi è un gimbal professionale. Però fatto sta che nell'applicazione della OHM non ci sono funzioni, ci sono funzioni, ovviamente dico una castronata, ci sono funzioni ma non tutte quelle che vorremmo, tipo il blocco dell'esposizione, il blocco della messa a fuoco, altre cose che all'interno di Filmicro troviamo in Zhiyun e in DJ Osmo, quindi non abbiamo tutte queste funzioni. Però devo dire che l'applicazione è fatta bene, ci sono tanti comandi, tante cose, ovviamente abbiamo tutte quelle funzioni che riguardano slow motion, timelapse, fotografia, eccetera, eccetera, quindi abbiamo tutte queste funzioni e possiamo tutto comandare dal nostro telecomandino. Se avete intenzione di acquistare un gimbal due assi e non avete tutta questa fretta, io direi di aspettare il tutorial del buon Gennaro, che praticamente lo porterà, spero, prossima settimana, okay? Visto che non è un gimbal estremamente difficile da utilizzare e neanche difficile da dimostrare, quindi speriamo che prossima settimana vada in onda. E un'altra cosa, per chi invece avesse l'intenzione di acquistare un gimbal giusto a tre assi Osmo Zhiyun, aspetterei anche la prima puntata dedicata a iSteady M6, perché è un gimbal veramente interessante a tre assi, rivoluzionario. Parlando delle implementazioni, concludendo,
le implementazioni che si potrebbero fare nelle applicazioni, sicuramente la mancanza di un monitor audio, quindi quello è praticamente una mancanza grave, perché non posso sentire, ok, la mia voce in tempo reale, se sta uscendo bene o sta uscendo male. Quindi è una grave mancanza, ma non solo questa. Quando usiamo un microfono che praticamente diciamo attappiamo, no? La presa cuffie o attappiamo la presa di alimentazione con un wireless, non sentiamo ovviamente neanche quando andiamo a risentire il nostro filmato per vedere se, per sentire ovviamente, per vedere se abbiamo fatto qualche sbaglio. Dobbiamo stappare, okay, il nostro microfono e andare a sentire e poi riattapparlo. Ecco la cosa, questa, disinstallare o installare un microfono, sicuramente wireless come sto usando io, Let's Go, praticamente ci dà la sicurezza che l'audio venga, però delle volte il microfono non si aggancia, questo qua non si aggancia come altri, e quindi l'audio non c'è poi. Il nostro filmato risulta muto. Ecco una cosa che sarebbe anche carina in queste applicazioni, una sorta di V-meter, almeno che si dia la parvenza, ok, che stiamo utilizzando il microfono giusto. Io che se lo picchio almeno vedo i V-meter che si muovono. Se utilizziamo un iPhone possiamo andare, prima di iniziare la registrazione, quando abbiamo installato il nostro microfono, andare a tirare giù la tendina nel centro di controllo musica e praticamente cliccare sull'opzione che ci fa vedere tutti i device ovviamente audio collegati e vedere se il nostro microfono viene, okay, spuntato. Quindi una cosa da vedere prima di iniziare qualsiasi filmato. Un'altra implementazione, mentre faccio la salita, quindi vi lascio a tone, sarebbe l'utilizzo dell'opzione di sfocatura background che è stata introdotta da iOS 16 in poi, ovviamente sui iPhone che lo supportano, come capita adesso per Instagram, come capita per Movie Pro. Sarebbe una cosa interessante, perché sapete che mettere a fuoco il soggetto che parla, ok, e sfocare dietro, ovviamente il background mette in risalto chi sta parlando, quindi dietro vedrete tutta la sfocatura, anche se qui forse un po' ce n'è, ma poca roba. Allora, devo dire che il telecomando prende molto bene, gli scatti ci sono sempre perché la smartphone è molto pesante, anzi adesso mi sembra che si è piegato un po'. Un'altra cosa ovviamente che sarebbe carina, anche altra cosa carina, potete utilizzare ovviamente una lente anteriore, un tele, ok, per ovviamente avere l'effetto di sfocatura background. Io guardo sempre al centro, invece bisogna guardare la fotocamera che è lì per avere lo sguardo giusto in direzione. Ecco, io faccio sempre l'errore di guardare al centro, però ragazzi, siamo così. Ragazzi, la solita cresa che vedete tutti i videoblog quando torno a casa. Però guardate, sembra di non stare neanche a Genova, ok? Sembra di stare, che ne so, in campagna, in una parte di campagna della città. Tra l'altro ci sono anche delle case qua pazzesche, ma la cosa bella sicuramente sono queste salitine che sono veramente veramente belle. Concludiamo questo videoblog dedicato a una prima review, come dicono i grandi, dell'iSteady Q della Hohem. Arriverà ovviamente il tutorial completo sul canale YouTube, quindi vi invito a iscrivervi e azionare la campanella per ricevere notifiche di video che posterò. Con questo vi saluto, vi chiedo anche se volete condividere questo video con i vostri amici e vi do appuntamento al prossimo videoblog. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!